È stato ufficialmente inaugurato il padiglione del Nepal a Expo 2015. La costruzione ha richiesto più tempo del previsto a causa del rientro in patria dei lavoratori nepalesi dopo il forte terremoto che ad aprile aveva colpito il paese. All'apertura dell'esposizione universale, CGIL, CISL e UIL di Milano e la società che gestisce l'evento avevano aperto una raccolta fondi che ha toccato quota 300.000 euro. Abbiamo colto con soddisfazione l'apertura di questo padiglione. Domenica abbiamo incontrato l'ambasciatore, al quale abbiamo ratificato la nostra raccolta fondi che ha toccato i 300.000 euro. Una raccolta fondi che ha caratterizzato l'azione di CGIL CISL UIL, che è in accordo con Expo, diversamente da come siamo soliti farlo, raccogliere fondi nelle aziende per gli interventi umanitari. Qui abbiamo voluto invece aprire la nostra sottoscrizione nel padiglione, aprendo anche un conto corrente con Banca Intesa San Paolo. Con l'ambasciatore abbiamo messo a punto il percorso che ci vedrà al termine di Expo consegnare quanto la raccolta fondi ha dato per la ricostruzione nel Nepal. La soddisfazione è duplice: la prima è perché appunto abbiamo scelto questo gemellaggio con il Nepal per intervenire e sostenere questo paese, questo bel paese, nella sua ricostruzione dopo il dramma del terremoto. L'altra è quella che in questo padiglione abbiamo visto crescere il lavoro artigianale. Tutta questa struttura, le colonne, il tempio, sono stati scolpiti a mano proprio qui sul terreno di Expo, e il padiglione è cresciuto man mano, abbiamo visto al lavoro 100 e più artigiani, e questa è una grande soddisfazione di vedere come il lavoro artigiano riesce a toccare vette importanti come queste. I lavori di costruzione sono stati ultimati da un'impresa bresciana.